Quando ci si occupa degli oggetti che vanno da SCP-0042 a SCP-00413, è vitale procedere correttamente. Gli oggetti non sono ammessi fuori sede se non accompagnati da due addetti del personale di sicurezza di livello 4. Non deve essere portato in nessun caso qualche altro componente di SCP-004 attraverso SCP-0041. Gli effetti di questa operazione non sono ancora noti e il costo attuale della sperimentazione rende la ricerca impraticabile. Se uno degli oggetti contenuti in SCP-0041 viola il contenimento, le chiavi devono essere portate dentro e la porta deve essere chiusa prima dell'attivazione della testata del sito 62. La rimozione non autorizzata delle chiavi dall'area del test può essere motivo di eliminazione immediata. È richiesta l'autorizzazione di livello 1 per l'accesso base all'SCP-0041. È richiesta l'autorizzazione di livello 4 per l'utilizzo degli SCP dal 0042 al 00413. SCP-004 è costituito da una vecchia porta di fienile in legno, SCP-0041, e da un mazzo di 12 chiavi in acciaio arrugginito, da SCP-0042 a SCP-00413. La porta stessa è l'entrata per una fabbrica abbandonata in... Gruppo di tre giovani sconfina su una proprietà federale vicino a e trova la porta. Stando alla loro testimonianza, avrebbero trovato un mazzo di chiavi arrugginite in una cassetta di ferro e avrebbero dedotto che fossero le chiavi per aprire la porta. I giovani vengono presi in custodia dopo aver contattato lo sceriffo in seguito alla sparizione di uno dei loro amici, SCP-004 CAS-01. Le autorità locali trovano la mano destra mozzata di SCP-004 CAS-01 ad 8 km da SCP-0041. Altre parti del corpo di SCP-004 CAS-01 sono state trovate sparpagliate fino a 32 km dalla fabbrica. Sotto interrogatorio, i giovani in custodia dicono alle autorità che nel momento in cui SCP-004 CAS-01 ha aperto la porta con una delle chiavi, è stato strappato in più pezzi, ciascuno dei quali è scomparso. A questo punto, la Fondazione SCP ha assunto le indagini del caso. L'agente SCP ottenne le chiavi dalle autorità locali per iniziare il test. I test hanno dimostrato che tutti gli SCP, dal 0042 al 00413, entrano nella serratura della grande porta sbarrata. 12 addetti del personale di classe D vengono assegnati ai test per determinare gli effetti della porta. Dei 12 soggetti del test, ognuno ha provato una chiave differente per entrare nella stanza e solo due sono sopravvissuti. Aprire la porta con una chiave qualsiasi che non fosse SCP-0047 o SCP-00412 ha fatto in modo che i soggetti si lacerassero e si sparpagliassero in più direzioni. Ad ogni modo, non sono state trovate parti smembrate se non tempo dopo l'avvenimento. Al momento in cui scriviamo, sono state trovate solo due parti per soggetto, con l'eccezione del soggetto che ha utilizzato SCP-004, i cui pezzi erano stati sparpagliati nelle immediate vicinanze. Gli altri sono, a tutti gli effetti, svaniti completamente. Dei due soggetti sopravvissuti, solo uno, che ha utilizzato SCP-0047, è tornato illeso. L'altro è tornato in uno stato semicatatonico
ed è stato appena capace di allontanarsi dalla stanza, per poi crollare al suolo. È stato poi trattenuto per impedire che si cavasse gli occhi. Vedi addendum A. Effetti dell'SCP-004 sulla salute mentale. Il soggetto che ha utilizzato SCP-0047 ha detto di essere entrato in una grossa stanza, grande in maniera impossibile, date le dimensioni dell'edificio. Dopo essere uscito, SCP-0041 è stata tenuta aperta ed una squadra armata di livello 3 vi è entrata. La dimensione della stanza è impossibile da misurare. Il telaio della porta e gli individui all'interno sono l'unica parte della stanza che può essere avvertita o illuminata. I giovani sospetti e lo sceriffo vengono eliminati. Viene dichiarata zona a rischio a causa di ordigni inesplosi e vengono erette delle recinzioni onde evitare l'ingresso dei civili. Cominciano i test per determinare la sicurezza dell'esposizione dell'ambiente dentro SCP-0041. Sono confermate le anomalie spazio-temporali derivanti dall'esposizione ad SCP-004. I test sono sospesi fino a nuovo avviso. I resti non scovati di SCP-004-CAS-01 appaiono inaspettatamente fuori SCP-0041. Nonostante sia ucciso decenni prima, i resti di SCP-004-CAS-01 non sono decomposti in alcun modo e sono ancora caldi al tatto. Il sangue è rimasto non coagulato. I resti sono reinviati per i test. I resti non rinvenuti di uno dei 12 soggetti del test originale appaiono in circostanze simili a quelli di SCP-004-CAS-01. I resti sono identificati come SCP-004-CAS-02. I dati suggeriscono che SCP-004-CAS-01 e CAS-02 hanno utilizzato l'SCP-004 con la grande proliferazione di armi nucleari. E con la terza guerra mondiale a soli di distanza, comincia la costruzione di un sito all'interno di SCP-0041. Il sito serve allo stoccaggio di forniture per persone al giorno. Ha ordinato che il sito all'interno di SCP-0041 fosse ampliato per includere lo stoccaggio d'emergenza per tutti i campioni mobili di SCP e per un database di petabyte per la memorizzazione di tutti i file circa gli SCP. La struttura è ora indicata come sito 62. Il sito 62 è operativo. I laboratori e le unità di contenimento sono completi e possono contenere gli esemplari più pericolosi. È cominciato un backup del database SCP. A causa di anomalie temporali, vedi anomalie spazio-temporali, tutto il personale al lavoro al sito 62 è tenuto a risiedere in loco in modo permanente. Le famiglie del personale devono essere informate che i propri cari sono morti in un incidente industriale. Sono stati preparati dei corpi clonati per il funerale. Interruzione di corrente tra nord-est degli Stati Uniti e Canada. A causa del guasto iniziale di più generatori SCP, il sito 62 è rimasto senza energia per 53 minuti. Durante questi 53 minuti, coloro che erano al sito sono rimasti completamente senza fonte di luce. Hanno riferito di aver sentito creature e persone, anche se nessuna entità anormale poteva essere vista o avvertita. Agli addetti selezionati del personale dell'impianto è stato permesso leggere Addendum A, ed essi hanno detto che le creature percepite erano di dimensioni umanoidi, ma per il resto molto simili all'imponente creatura verde descritta.
SCP-004 sembra generare anomalie spazio-temporali. Il personale che ha lasciato la struttura segnala delle anomalie di tempo. Coloro che sono stati nel sito per settimane insistono sul fatto di essere rimasti nella struttura solo per diversi giorni, e i dati circa il lavoro compiuto e le scorte consumate confermano le loro affermazioni. Altre anomalie temporali coinvolgono gli SCP dal 0042 al 00413 e in particolare la ricomparsa di SCP-004-CAS-01 e di SCP-004-CAS-02, esattamente anni dopo l'utilizzo dell'SCP-004. È stato assegnato all'indagine circa per tutti gli aspetti di queste anomalie temporali. Le anomalie spaziali riguardano anche la larghezza di dimensioni impossibili dell'area aperta con SCP-004-7. Analogamente, l'incidente del blackout del 2003 indica che lì vi esiste un piano di esistenza alternativo all'interno dello stesso spazio che occupa il sito 62. I test sull'SCP-004 rivelano che 10 delle chiavi aprono SCP-004 su una dimensione in cui le leggi della fisica e della topologia sono significativamente diverse da quelle della nostra dimensione. I soggetti del test che hanno incontrato queste condizioni ostili sono stati fatti a pezzi e le loro parti del corpo sono state depositate in vari luoghi, dei quali solo 3 sono stati confermati essere sulla Terra. In 2 di questi punti la materia appare immediatamente, al 3° di questi il materiale appare esattamente anni nel futuro. Le altre 7 localizzazioni sono attualmente sconosciute. Il test attuale si concentra su 2 percorsi di ricerca. Il primo è trovare il modo di sopravvivere alle topologie ostili dell'SCP-004. La seconda suggerisce che gli SCP da 0042 a 00413 potrebbero aprire anche altre porte oltre SCP-004-1. Tutti gli addetti del personale di classe D che hanno utilizzato SCP-004-12 sono tornati in uno stato catatonico, incapaci di parlare. Alcuni avevano probabilmente energia sufficiente da provare a cavarsi gli occhi. Dei 16 soggetti, solo 4 sono sopravvissuti. Solo uno di loro ha riacquistato la capacità di parlare in seguito a una sessione di psicoterapia a lungo termine. Egli è stato in grado di dire allo psichiatra di aver visto un'enorme creatura verde, così grande che parte del suo corpo andava oltre il suo campo visivo. Ha riferito di una paura istintiva di aver improvvisamente riconosciuto quella creatura, come se fosse qualcosa di sepolto nelle sue paure primordiali. Ed ha riferito inoltre di una costrizione all'innesto di ricordi incomprensibili. Il soggetto mostra un'acuta amnesia anterograda e retrograda. L'oggetto appare come una larga scatola di legno, 182 cm x 129, non verniciata. La scatola può essere aperta con la chiave sicura, SCP-0047, e con 5 delle chiavi non sicure, vedi documento SCP-0041. Dopo l'apertura di SCP-0414 con SCP-0047, la scatola si è aperta automaticamente scattando. Il volume dello spazio all'interno è esattamente 5 volte più grande delle dimensioni esterne. Fintanto che il coperchio resta aperto, gli oggetti posti al suo interno non influenzano il peso o altre proprietà della scatola. Quando il coperchio viene chiuso e bloccato, qualunque cosa che si trovi all'interno della scatola svanisce irrimediabilmente. Anche i dipendenti chiusi all'interno della scatola sono irrecuperabili, anche se perdere il personale in questo modo sembra influenzare in maniera significativa i sogni compiuti da